Buonasera a tutti i colleghi consiglieri, buonasera a chi ci ascolta su diretta, su streaming. Diamo inizio a questo Consiglio comunale che è stato convocato in seduta straordinaria. Chiedo gentilmente la collaborazione della segretaria per fare l'appello. Semprani Mario, Tulli Giuseppina, Ferrante Vincenzo, Camplese Emidio, presente. Di Vincenzo Lorenza, Campitelli Nunzio, Petrucci Gilberto, Baldacchini Antonio, Mergiotti Manfredo, Cardone Lucia, Marrone Tania, Savini Camillo, presente. Falconetti Luca, presente. Duttilo Paola Maria, presente. Napoletano Ennio, Severo Giovanni. Il consigliere Baldacchini ha presentato una nota con cui comunica di non poter essere presente alla seduta odierna. Quindi la seduta è valida, diamo inizio al Consiglio. Primo punto all'ordine del giorno c'è la comunicazione del Presidente. Devo fare alcune comunicazioni. Prima comunicazione, porto i saluti di ringraziamento da parte del Presidente nazionale dell'Associazione Caduti Senza Croce, dell'Opera Caduti Senza Croce, in merito alla cerimonia che abbiamo svolto, di cui ho partecipato sul delega del Sindaco il 30 giugno al Sacrario Militare di Monte Zurrone a Roccaraso. Come, per chi non lo conosce, il Sacrario Militare ricorda oltre 145.000 caduti durante il Secondo Conflitto Mondiale senza aver avuto sepoltura. Una cerimonia in cui hanno partecipato diverse autorità militari e civili. E ringrazio la delegazione, una delegazione anche di cittadini di Penne, componenti dell'associazione ANA, in particolar modo il signor Bruno Ricci, che confidenzialmente mi ha detto che dal 1972 partecipa a questa cerimonia. Quindi il Presidente nazionale è stato molto soddisfatto, ha ringraziato naturalmente il Sindaco e tutta l'amministrazione comunale di Penne. Come secondo punto all'ordine come comunicazione, dal 1 luglio è nominata e ha cominciato a lavorare a Penne la responsabile dell'area d'assetto del territorio, l'architetto Ivonne Lia, a cui gli faccio i miei personali e a nome di tutto il gruppo, da tutto il Consiglio, i personali auguri di buon lavoro. Terza comunicazione, infine, riguarda la Penne estate, ossia il calendario delle manifestazioni che tutti quanti potete benissimo vedere sul sito. Ci sono, nel mese di luglio è particolarmente ricco di eventi, in particolar modo ne voglio citare due, forse, di cui uno il 13 luglio alle ore 19 Piazza Duomo, Jazzy Wine, a cura della Fondazione Musap del Comune di Penne, e poi il 19 luglio alle ore 17.30 presso l'Auditorium San Giovanni Evangelista ci sarà l'inaugurazione della mostra Penne e le sue perle di Mimmo Sarchiapone e Restituto Ciglia. Quindi passato al primo punto all'ordine del giorno, entriamo al secondo punto all'ordine del giorno. Secondo punto del giorno c'è la surroga del consigliere dimissionario, signor Maurizio Fidanza, e contestuale convalida dell'elezione a consigliere comunale del signor Gianni Della Valle. Se volete vi illustro, vi leggo tutta la delibera. Senza, va bene così, tanto si tratta della surrogo di un consigliere che praticamente dopo le dimissioni, come ben sapete, del consigliere Fidanza, quindi è entrato a seguito poi della successiva rinuncia del consigliere Bennato, è stato eletto consigliere comunale il consigliere Della Valle. Apro la discussione a questo punto, quindi se ci sono interventi, prego il capogruppo
Grazie Presidente, prego. Sarò velocissimo, solo per augurare buon lavoro al nostro nuovo collega e componente del gruppo del Movimento 5 Stelle, Gianni Della Valle, che vi porto anche a nome suo i saluti. Oggi purtroppo, come aveva già comunicato, purtroppo non poteva essere qui presente, ma ci sarà già dal prossimo Consiglio e quindi già comincerà a lavorare con noi, con me e Paola del nostro gruppo, e quindi sono contento che sia entrato anche lui in questo Consiglio Comunale, che potrà dare il suo importante contributo di qui ai prossimi 2 anni. Grazie. Ci sono altri interventi? Allora volevo innanzitutto comunicare che è stata acquisita tutta la documentazione naturalmente necessaria per l'ingresso nell'aula consigliare. Naturalmente, se non ci sono altri interventi, io come Presidente del Consiglio, in questa fase come Vicepresidente del Consiglio Comunale, come anche Capogruppo della Lega, faccio tutti i miei auguri di buon lavoro al neoconsigliere che sicuramente si darà da fare per il benessere della nostra collettività. Se non ci sono dichiarazioni di voto, possiamo passare direttamente alla votazione. Voti favorevoli? Voti contrari? Voti astenuti? 2 astenuti. E su questa votazione è prevista l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli, contrari, astenuti, quindi la delibera è approvata. Se non ci sono altri interventi, il Consiglio è chiuso. Vi ringrazio della presenza, alla prossima consigliatura. Grazie, buonasera a tutti. Presidente Savino.